Buona giornata. Ci scrive Cristina da Milano e ci pone un problema abbastanza complesso. Lavoro per un'azienda che sta chiudendo la nostra sede di Milano. Nella realtà noi sappiamo che chiude per riaprirne una, sempre a Milano, ma con nome e ragione sociale diversa. E nuovi lavoratori sottopagati. A me hanno proposto un trasferimento a Como. Penso che sia una porcata. Come posso tutelarmi? Allora, questo è un caso abbastanza complesso. Allora, immagino, da come ci spiega Cristina, che ci troviamo di fronte ad un'azienda che ha sede o comunque unità a Como e che ha una unità locale separata a Milano. Chiude questa unità di Milano, a cui erano addetti alcuni lavoratori, tra i quali Cristina, e riapre però a Milano un'altra, viene riaperta un'altra azienda che fa probabilmente le stesse attività che faceva prima questa unità produttiva chiusa. A Cristina viene proposto di andare a lavorare a Como. Ecco, attenzione. Qui bisogna sapere subito una cosa. Nella attività imprenditoriale, il datore di lavoro, l'imprenditore meglio, ha la possibilità di organizzare la propria azienda, la propria impresa e può anche legittimamente vuol dire che è consentito ed è legittimo nell'organizzazione dell'impresa, decentrare, cioè decidere di non seguire più direttamente determinate ambiti dell'attività e darla, come si usa dire, fuori ad altre aziende. Ad esempio, c'è un'azienda che può, l'azienda che produce un qualsiasi prodotto, può decidere di non gestire più direttamente il magazzino, ma darlo all'esterno, la logistica, e darla all'esterno. È un fenomeno questo che è avvenuto negli scorsi anni per grandissime parti delle aziende. E qui attenzione, se il meccanismo di decentramento, ad esempio in questo caso della logistica, ad un'azienda che effettivamente fa attività di imprenditoriali, di logistica, qualsiasi delle aziende che esistono nell'area milanese, questa attività è un'attività legittima e purtroppo è anche legittimo che il datore di lavoro possa dire il posto di lavoro, il rapporto di lavoro con i lavoratori in precedenza addetti al magazzino venga ad essere risolto. Ma sul problema del licenziamento, in questo caso per motivi economici, magari affrontiamo anche un'altra occasione. Ci sono invece situazioni diverse in cui il datore di lavoro fa finta di chiudere un'azienda e in effetti ne risorge immediatamente un'altra. Magari con nome diverso, con amministratori diversi, ma un'azienda che fa esattamente le stesse cose, un'azienda che prosegue esattamente nell'attività che in precedenza era della precedente unità produttiva. Allora, quando un'azienda, cioè pensiamo ad una officina, cambia il datore di lavoro, cioè il soggetto imprenditore, ma l'attività imprenditoriale continua, nel senso che continua la struttura, continua gli impianti, continuano magari parte dei lavoratori prima addetti all'unità, anche alle dipendenze di un nuovo soggetto imprenditoriale che quindi avrà nome diverso, partita IVA diverso, codice fiscale diverso e via discorrendo, il lavoratore addetto a quell'unità ha diritto a continuare il proprio rapporto di lavoro senza alcuna interruzione. Esiste un articolo del codice civile, un articolo molto discusso, il 2112 del Codice Civile, che prevede il diritto del lavoratore alla continuità del proprio rapporto di lavoro, per cui modifiche nella struttura imprenditoriale non determinano modifiche nel rapporto di lavoro.
Il che vuol dire, ad esempio, che se si passa dall'azienda A all'azienda B, ma sono la stessa cosa, il lavoratore non deve dimettersi, essere licenziato, ma il rapporto di lavoro prosegue esattamente come prima. Ad esempio, non avrai diritto a prendere la liquidazione, il trattamento di fine rapporto, perché il trattamento di fine rapporto viene trasferito al nuovo datore di lavoro. Però uno si porta dietro, tra virgolette, gli scatti d'anzianità, si porta dietro il maturato economico, tutto ciò che il lavoratore aveva maturato fino a quel periodo. In questo caso però Cristina ci spiega che il problema è un pochettino più complicato, nel senso che i due soggetti non è ufficiale, probabilmente il nuovo soggetto imprenditoriale sembra una nuova unità produttiva sorgere in una sede diversa, con imprenditori diversi, con dipendenti diversi. Allora questa continuità va provata, cioè nel momento stesso in cui il lavoratore chiede di mostrare fatti differenti da quelli che escono dalla carta, ha un onere della prova. E quindi qui il consiglio forte da dare è quella di riuscire a coordinarsi con gli altri colleghi, riuscire a segnarsi il nome dei colleghi, non perdersi di vista e sostenere l'uno con l'altro le prove in cui si dimostra che l'azienda A, in effetti l'unità produttiva A, non è altro che l'unità produttiva B, che ha semplicemente cambiato nome, che ha semplicemente cambiato imprenditore, ma che è esattamente la stessa cosa, con il diritto del lavoratore a continuare a lavorare presso la nuova sede, continuare a lavorare in Milano. Attenzione, è un argomento delicato. Il consiglio che do però a Cristina è di valutare assieme, esattamente, insieme a un consulente, a un'organizzazione sindacale, ad un avvocato, come reagire, come comportarsi, quale scelta è la migliore da fare nel caso concreto. Io do delle risposte, come dire, abbastanza generali, ma attenzione che ogni caso spesso ha delle sfaccettature molto particolari che esigono un esame assolutamente attento, meditato e in alcuni casi anche delle scelte non facili da assumere. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui ci fossero domande su questo o altri argomenti, potete scrivermi all'indirizzo mail davide.pollastro@gmail.com oppure lasciare una traccia sul portale. Grazie.